Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi parliamo delle mie letture del mese di dicembre 2015. Lo so che ormai siamo più o meno a metà di gennaio, però ho preferito far uscire prima il mio video sui libri top del 2015 che trovate linkato nell'info box e poi far uscire questo perché mi sembrava più interessante l'altro, sinceramente. Comunque, non mi sembrava giusto lasciare da parte le letture che ho fatto a dicembre, non sono tantissime, credo sia il mese in cui ho letto meno fumetti in assoluto, però visto che ci sono un paio di libri veramente carini, sentivo il bisogno di parlarvene. Visto che non voglio fare un video super lungo questa volta, direi di cominciare. Il primo libro del quale vi parlo è anche l'ultimo che ho letto, quindi questo è stato il mio ultimo libro del 2015, ed è Le notti bianche di Dostoevskij. Io ce l'ho in questa edizione da 99 cent della Newton Compton. Dice che è un'edizione integrale. Adesso, uno, io non ne sono sicura perché il fonte è enorme, faccio vedere, e poi perché, cioè, è una cosa veramente corta. Io non ho ancora avuto la possibilità di visionare una copia delle Notti Bianche, magari in libreria, per cui boh, fatemi sapere voi se effettivamente è un'edizione integrale. Però devo dire di essere stata contenta di averlo letto così, perché io ho abnormi difficoltà con la letteratura russa. Ogni volta mi piacerebbe leggere libri russi, alle superiori ho letto Pushkin, quest'anno, no, nel 2015 ho letto anche Il cappotto di Gogol, insomma ci voglio provare, però io e la letteratura russa siamo due mondi che non dovrebbero essere destinati ad incontrarsi. Ecco, ogni volta o mi annoio o mi perdo, c'è qualcosa che non va tra me e questo tipo di letteratura. Però approcciarmi ad un romanzo russo breve, cioè perché l'ho letto me lo sono diviso in due pomeriggi, mi ha aiutato tantissimo. Infatti, Le notti bianche mi è piaciuto abbastanza. Parla di un uomo estremamente solo, un grande sognatore, che incontra una donna che ha un problema, diventa suo amico, insomma, e tenta di risolvere la sua vita e attraverso questo risolvere anche la sua. L'ho trovato veramente carino, la prosa. Cioè, lo stile non mi ha preso tantissimo. Però, se come me avete problemi con la letteratura russa, forse cominciare da un 99 cent delle Notti Bianche può essere un'idea carina. Romanzo che mi è piaciuto un sacco a dicembre è stato L'assassinio di Roger Ackroyd di Agatha Christie. Questo qui è un romanzo che ha come protagonista Poirot. Lo sapete, io sono un'appassionata di Poirot e quest'anno spero di leggere almeno altri 5 o 6 romanzi che lo hanno come protagonista perché voglio recuperarli tutti e 40. In questo romanzo, la narrazione è affidata a un medico che aiuta Poirot nelle indagini perché un uomo, il signorotto del paese, è stato ucciso e i sospetti ricadono subito sul figliastro. L'ho trovato, come al solito, un romanzo scritto benissimo perché la Christie mi piace un sacco come scrive. La trama è sorprendente, cioè credo sia stato fino ad ora il colpo di scena più bello in un libro della Christie che abbia mai letto. Cioè, mi è piaciuto anche più di Assassinio sull'Orient Express. Se volete cominciare a leggere Poirot, io direi di partire da questo. Se non mi sbaglio, questo qui è il secondo e il terzo nella linea cronologica dei romanzi di Poirot. Ed è stato veramente figo. Cioè, io all'inizio ho avuto un po' di problemi, devo dire. Di solito entro immediatamente in un romanzo di Poirot. Questa volta le prime 40-50 pagine sono andate veramente lente, infatti lo leggevo molto a tratti, giorni non lo prendevo più in mano. Poi quando sono entrata nel vivo della storia è stato veramente fighissimo, cioè la parte finale me la sarò divorata in un pomeriggio. Anche perché più che negli altri romanzi, questa volta mi è sembrato che la Christie volesse far capire quando disseminava indizi. Cioè, non so, c'è qualcosa nel come ha costruito le frasi in questo romanzo, cioè negli altri non l'ho notato, forse non sono stata attenta io. Però questa volta mi è sembrato proprio che volesse dire: ehi, lettore, qui c'è qualcosa che ti può aiutare a risolvere il caso. Ovviamente non l'ho risolto, cioè, tipo, poco prima che venisse annunciato il colpevole l'avevo capito, ma non ci potevo credere. E bello, veramente bellissimo. Romanzo che mi ripromettevo di leggere da un po' e finalmente ce l'ho fatta è Colazione da Tiffany di Truman Capote. Allora, non voglio dire che non mi sia piaciuto, perché è stata una lettura piacevole, cioè, tutte le letture di questo mese in realtà sono state piacevoli, tranne una, vabbè, ci arriviamo, però non era quello che mi aspettavo.
Io ho ricordi molto vaghi del film perché l'ho visto l'ultima volta tantissimo tempo fa e non mi era piaciuto granché, per cui forse la mia memoria, insomma, non ha tenuto aggrappata a sé, cioè, i ricordi particolari di quella pellicola, però non lo ricordavo assolutamente come il libro. Il libro è stata una vera sorpresa. Lo stile è buono, la storia non mi ha presa tantissimo, forse proprio perché non era quello che mi aspettavo di leggere, che mi ha lasciato un po'... cioè, mi sono approcciata a Colazione a Tiffany con un'idea precisa in mente di come sarebbe stato questo libro e volevo leggere quel genere di libro, altrimenti non l'avrei preso dallo scaffale. Quindi trovarmi di fronte alla storia di questa ragazza, che è ingenua, sì, però mi sembra che prenda per il sedere un po' tutti, compreso te che leggi, mi ha dato un po' fastidio, ecco. Però sono stata comunque contenta di averlo letto, perché altrimenti sarei rimasta con la curiosità di capire com'era questo romanzo. Credo però che recupererò qualcos'altro di Truman Capote, volevo leggere anche Sangue Freddo, e vedremo come sarà. Romanzo principe del mese, la mia lettura preferita di dicembre, è stata assolutamente Matilde di Roald Dahl. Io il mese scorso, il mese prima, quindi a novembre, avevo letto George's Marvelous Medicine, che sarebbe La magica medicina. Avevo detto che fino a quel momento probabilmente era il mio romanzo per bambini preferito in assoluto e più di qualcuno di voi nei commenti mi aveva scritto leggi Matilde, leggi Matilde. L'ho fatto, cioè, col fatto che così tante persone mi hanno detto dovresti leggere Matilde, l'ho preso dallo scaffale e vi ringrazio. Cioè, vi ringrazio da morire perché... non so, forse avrei aspettato ancora mesi prima di leggere questo romanzo se non me l'aveste consigliato voi. Questo è il mio romanzo per bambini preferito in assoluto. Credo che la storia la conoscete un po' tutti perché il film è super famoso. Quello che ho amato particolarmente è che è un'ode alla lettura, al potere dei libri, dell'immaginazione, magnifico. Cioè, un libro che dovrebbe leggere ogni bambino, ogni adulto che non ama leggere. Perché qui ti fa capire veramente la conoscenza, l'ingegno, dove ti possono portare nella vita, che vantaggi ti possono dare rispetto agli altri. La storia è tenera, è dolce, ti prende. Lo stile di scrittura ovviamente è quello di Dahl, quindi stiamo parlando di scrittori da A-list, cioè non stiamo parlando di gente così trovata per strada. È stato veramente bello, 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 bello. E, cioè, il fatto... lo sapete, io leggo tantissimi romanzi per ragazzi, infatti mi viene da dire che questo qui è il romanzo per bambini più bello che mi sia mai capitato di leggere e credo che dica tanto. Questo mese, vi ho detto all'inizio, credo sia stato il mese in cui ho letto meno fumetti in assoluto, ne ho letti solo due e tutte e due graphic novel. Questo perché fino a fine dicembre non eravamo andati al Panini Store a prendere la roba Disney, quindi cioè non l'avevo materialmente in casa da leggerla, e ho avuto un po' di problemi. Ah, partiamo dall'ultima graphic novel che ho letto, che è Isadora Duncan, una biografia disegnata di Sabrina Jones. Conosco la figura di Isadora Duncan perché l'ho studiata a teatro. Io in università ho fatto un corso di storia del teatro il primo anno e mi era rimasta impressa la sua figura. Colei che nel periodo in cui c'era il balletto, in cui la danza era qualcosa di rigido, ha voluto riportare in auge, insomma, il movimento libero. Poi lei utilizzava molti vestiti che richiamassero l'antica Grecia, perché era quasi ossessionata dal mito greco. Insomma, mi era rimasta impressa questa figura e quando ho trovato il libraccio, oddio, ho tolto il talloncino, però l'ho pagato a meno di 5 euro. Questa graphic novel costava inizialmente 18,50, ho voluto prenderla. Così sono cioè lo stile di disegno. Devo dire che non mi ha fatto impazzire, però non mi è nemmeno dispiaciuto, ecco. Forse avrei preferito un po' di colore, perché la figura della Duncan mi sa di vita, di colore, forse così in bianco e nero ha spento un po'. Mi è piaciuta perché non ricordavo assolutamente niente della sua vita, quindi è come se mi fossi addentrata per la prima volta in questa figura. Mi è sembrata molto obiettiva, perché la Duncan ha scritto, mi sa, delle autobiografie, forse una o due, in cui narra le sue gesta come se fosse l'eroina scesa dal cielo. Io ne avevo letto pezzi perché li avevo nei libri di teatro e quindi ho trovato qui una figura completamente diversa, molto più umana, con dei difetti, molto più dedita all'amore e anche forse al profitto personale. Ecco, mi è piaciuto il fatto che abbia mostrato i lati positivi della Duncan, perché
ha portato dei cambiamenti nel mondo della danza sostanziali, però mi è piaciuto anche che abbia mostrato i lati negativi. Inoltre mi ha calmato molto perché questa qui l'ho letta in aereo andando a Madrid e io sull'aereo ho gli attacchi di panico proprio precisi perché detesto l'aereo, volare mi mette una paura atroce. Quindi mi ha calmato un sacco poterla leggere, forse anche per quello ho un ricordo più positivo. L'ultima graphic novel che ho letto questo mese, che è stata anche, cioè la prima, quella con cui ho cominciato il mese di dicembre, è quella che mi ha causato un sacco di problemi e secondo me mi ha portato anche a leggere così poco. Sto parlando di Xfield di Dylan Horrocks. Adesso un po' di backstory. A maggio-giugno ho letto la terza opera di Dylan Horrocks, che è Senz'Ebele e la penna magica. Nell'info box vi linko il video in cui ne parlo. Avevo anche incontrato l'autore perché era venuto a Bologna per fare un press tour per Senz'Ebele. L'avevo incontrato, l'ho trovato una persona squisita, simpatica, ci ho anche fatto una conversazione un po' più pesa, non è che l'ho salutato, gli ho dato il fumetto e ciao. Per cui mi era sembrata veramente una persona a modo, mi aveva gasato per la lettura di Senz'Ebele ed effettivamente quella graphic novel mi è piaciuta tantissimo. Non è rientrata tra le top del 2015 solo perché insomma c'era poco spazio. Per cui quando quest'estate, più o meno, non ricordo nemmeno così dove ero nella mia vita, a Verona, nella libraccia, ho trovato Xfield per 10 euro invece di 22, l'avevo preso senza pensarci due volte. E non è stata una buona idea perché adesso la mia opinione di Dylan Horrocks è un attimino calata. Allora, innanzitutto non credo di aver apprezzato particolarmente già lo stile del disegno, ecco, Senz'Ebele e la penna magica è a colori. Comunque, già quello mi aveva un attimino messo sulla difensiva. Poi il fatto che l'inizio, ecco vi faccio vedere qualche altra pagina, che l'inizio fosse così noioso, è stato proprio noioso, lento, poco, cioè non mi attraeva per nulla, ecco, non mi veniva da leggerlo, ogni pagina sembrava pesare un chilo, ha contribuito al fatto che io questa graphic novel l'ho un po' odiata. Devo dire, la storia è ambientata appunto a Xfield, è un paesino della Nuova Zelanda, dalla quale proviene un fumettista molto famoso, Dick Burger. Allora, un giornalista americano che sta appunto scrivendo un libro su Dick Burger si reca a Xfield per interrogare chi vive lì sull'infanzia di Dick Burger, Dick Burger. Oggi non so parlare, ragazzi. Ecco, praticamente ogni volta che lui chiede informazioni su Dick Burger, la gente lo tratta malissimo, nessuno vuole parlare di lui, lui è deciso a capire perché e tutta questa vicenda si intreccia anche con le storie di chi conosceva Dick da ragazzo. Dick è un nome molto appropriato per questo personaggio. Comunque la storia, cioè di per sé mi interessa un sacco, solo che è proprio lento e brutto, solo verso la fine, quando c'è la risoluzione del mistero, ecco il finale mi è piaciuto molto, scorreva molto meglio, molto più interessante, infatti l'ho finito in poco tempo. Mi sento molto in colpa a dire queste cose perché so che è un fumetto estremamente acclamato dalla critica, che un sacco di gente lo ama, però non ci posso fare niente, cioè per me sarebbe da rifare tutta la prima parte per renderlo qualcosa di decente. Lettori, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, sono andata un po' più in fretta del solito, ma anche perché non erano letture particolari questo mese, devo dire di essere un po' scontenta, però sono molto contenta ovviamente di aver letto Matilde, anche l'assassinio di Roger Ackroyd, però per il resto... Comunque, fatemi sapere magari nei commenti cosa avete letto voi a dicembre, tutto quello che vi pare, lasciatemi un saluto, lasciatemi un pollice su... Se mi va, io vi mando un bacio e ci vediamo giovedì prossimo.